Ed eccoci qui in un altro video di preparazione all'asta del Fantacalcio 2021. Benvenuti sul canale di Fantagol. Se tu ancora non fossi iscritto, ti invito a farlo, è gratis, mi aiuteresti tanto e qua trovi un sacco di video sul Fanta. Poi voglio chiederti anche un like di incoraggiamento per questo video. Oggi voglio parlarvi di un difensore che può tornare utile, diciamo, da tappabuchi, diciamo da settimo ottavo slot. E ora sigla, ragazzi. Il difensore di cui ti voglio parlare oggi non è quel difensore top player, è una quasi scommessina, non è una scommessa, ragazzi, è un tappabuchi, uno che ha di bello la titolarità ed è uno che non punterà nessuno, ragazzi, uno che non punterà nessuno. Quindi questo giocatore va preso assolutamente ad un prezzo di un credito, massimo 2-3, proprio volendo rovinarci, ragazzi, capito, ragazzi, di che sto parlando? Non è quello che vi fa fare il salto di qualità alla squadra. E infatti voglio parlarvi di Soumarou, o come si pronuncia, ragazzi, non lo so pronunciare, difensore centrale del Lille in prestito al Bologna, difensore che è già stato in Italia lo scorso anno, ha fatto un mezzo campionato con il Genoa. Qui vedete lo score di quest'anno in Ligue 1, dove ha giocato pochissimo, però Soumarou ha di bello che è stato titolare del Lille per un centinaio di partite, cioè ha giocato comunque 100 partite in Ligue 1 e si è fatto 8 partite con un gol nel Genoa, poi non è stato riscattato, è in prestito al Bologna con diritto di riscatto. Quindi nel Bologna lui sarà assolutamente titolare, difensore centrale titolare. Però, ragazzi, il fatto che vi dicevo prima, questo è un giocatore che vi serve per riempire l'ultima casella disponibile della vostra difesa, è dato dal fatto che comunque la difesa del Bologna, ve la faccio vedere qua, è una difesa che ha preso ben 29 gol. Quindi è una difesa che, se vedete il resto della classifica, si può piazzare qui al 14° posto come difesa. Non stiamo parlando di una bella difesa, non è quel difensore di una squadra grande che prende pochi gol e per cui avrà una media che a fine anno sarà intorno al 6, 5,8, 5,9. Questo è uno che di media avrà più o meno 5,5 da qua a fine stagione. Però ha di bello la titolarità. La titolarità non è una cosa assolutamente da poco, ragazzi, la titolarità. Se noi abbiamo bisogno di completare un reparto che è in crisi, che a volte ci lascia lì, che non si sa bene se arriveremo ad avere 4 difensori che giochino, e magari c'è quello che fa da riserva nella grande squadra, eccetera, servono anche uomini come questo per completare la rosa, perché comunque avere un titolare sicuro, e vi assicuro che Soumarou è un titolare sicuro del Bologna, anche perché il Bologna ha dei forti problemi nei difensori centrali. In più hanno appena dato via Denswil, che era un altro che rientrava nelle rotazioni del Bologna. Forse Tomiyasu verrà di nuovo spostato terzino destro al posto di Desidès, se la giocheranno volta per volta, ma si è anche visto nell'ultima partita che Tomiyasu dal terzino destro rende molto di più. Soumarou può tornare veramente utile per il nostro Fanta. A quanto va preso Soumarou, ragazzi? Mi ripeto, va preso per 1, massimo 3 crediti, deve essere l'ultimo slot della nostra difesa o il penultimo, settimo, ottavo slot. Torno a dire, ha di bello la titolarità, però è un difensore veloce, intanto potrebbe reimpostare il gioco, non si sa mai che comunque prenda dei buoni voti, ragazzi. Io mi ricordo che l'anno scorso, quando era andato al Genoa, in molti lo puntavano come una scommessa. Ora io non vi sto dicendo che va preso assolutamente, bisogna vedere chi altro c'è libero nella vostra asta di riparazione, ma tenetevelo in nota, ragazzi, come nome da usare alla fine, un nome salvagente quando avrete finito il giro dei difensori da chiamare, i difensori più validi. Vi resterà comunque questo qua, Soumarou, resterà lì perché sicuramente non lo chiamerà quasi nessuno e potrebbe essere quello che vi aiuterà a completare la vostra difesa. Ora ti chiedo, lasciami un commento qui sotto per dirmi cosa ne pensi di Soumarou come tappabuchi, se hai altri nomi più o meno di questo livello da consigliare. E in più ti chiedo di iscriverti a questo canale se ti è piaciuto il video e lasciare un like. Ah, dimenticavo, se ti piace questa felpa, falla tua, la trovi qui sotto nel merchandising. Se te guardi sotto i miei video passano sempre i consigli di YouTube su oggetti del mio merchandising, o se no vai proprio nella home page negozio e la puoi trovare. Tra l'altro so che tra poco partirà di nuovo una promozione di scontistica su queste maglie, credo che sia intorno al 15%. Ciao e buon Fanta a tutti, ragazzi!
Ed eccoci qui in un nuovo video sul fantacalcio, di preparazione all'asta di riparazione sul fantacalcio. Quindi siamo qua, qui, qua, qua e quindi ho